rimane un po' il rammarico di vedere interrotta un'avventura che invece poteva costituire una cavalcata verso un primato, anzi il primato di arrivare ai quarti dopo 64 anni. Quindi non le nascondo, credo che la piazza dietro di me che si sta svuotando parli, racconti già la sua storia, c'è sicuramente un po' di tristezza e delusione. No, la Svizzera rimane la Svizzera, guarderò ancora i mondiali, però non tiferò nessuno in particolare. Delusione, perché la Svizzera si meritava davvero di passare, ha giocato davvero bene, la Svezia non se lo meritava. Ma niente, hanno giocato come tutte le altre partite, quindi gli avversari sapevano come giocavano e quindi era prevedibile, ecco. Non hanno fatto un nuovo gioco e ormai è andata così, peccato. No, la speranza c'era, infatti sono molto amareggiato da questa sconfitta, perché la speranza c'era, ci credevo, anche il percorso ci stava fino alla finale, ma molta amarezza. Doveva vincere, punto e basta. Di qui delusione. No, c'è sempre amarezza, la Svizzera è la favorita, ma come sempre abbiamo gli ottavi con squadre che si possono battere, lì manca il sacro cuore per vincere la partita. Ah, peccato, rabbia un po' sì, peccato che si poteva passare questo turno, si poteva andare a giocare quarti di finale, magari con ambizioni di semifinale, peccato, ogni 4 anni è la stessa storia, agli ottavi non si arriva, si arriva agli ottavi, non si riesce a superare il turno e speriamo in una nuova avventura fra 4 anni. Peccato, perdere così fa male, però il calcio è così, se non la metti ti puniscono. Bisognava segnare, non ci sono scuse. A me come seconda squadra non dispiace la Germania, però è uscita anche lei, quindi adesso mi guardo il mondiale così, da spettatore neutro. Mondiale sarà favorita la Croazia e il Brasile, secondo me. La finale sarà Francia-Croazia, secondo me. E chi vince? La Francia.